Eccolo! Sta arrivando! A papà non piace! Dove sarò? Tra un anno? Mi chiedo sempre dove sarò? Tra un anno? Cosa farò? Tra un anno? Mi chiedo sempre che cosa farò? Tra un anno. Quel tatuaggio, lo stesso. Ti prego dimmi se scegli i disegni che hai addosso. E i tuoi capelli, gli stessi. Il colore del cielo qui in centro, lo stesso. Avremo ancora qualcosa da dire, sapremo ancora che cosa sentire, saremo in grado di riconoscerci in un mattino qualunque sdraiati nel letto. Avremo ancora qualcosa da dire e chiavi di casa da dimenticare. Saremo in grado di sorprenderci quel mattino qualunque sdraiati nel letto. Dove sarò? Tra un anno. Mi chiedo sempre dove sarò. Dove sarò? Tra un anno. Cosa farò? L'ultimo giorno. Da dire e cose importanti da dimenticare, con quel vizio che abbiamo di perderci in una notte che insegue il giorno perfetto. Saremo ancora la terra che brucia, sapremo ancora graffiare le braccia, saremo in grado di comprendere quel mattino qualunque sdraiati nel letto. Sarò tra un anno. Mi chiedo sempre dove sarò. Dove sarò quell'ultimo giorno. Nei miei ricordi ti ho perso. Ne farei parte lo stesso per sempre. Per sempre. Martedì 2 febbraio 2021, direttamente dalle web frequenze di RKO, torna la quinta puntata di A Papà Non Piace. Quest'oggi parleremo di cose con ospiti, dato che è la settimana intermedia tra un ospite e l'altro musicalmente parlando, ma come dire, anche quest'oggi la nostra puntata non può cominciare senza la nostra amatissima sigla. Che cazzo? A papà non piace! A papà non piace! Che cazzo lo conosce? Come umano lei? A papà non piace! Guarda che io sono buono e caro, non esageriamo! A papà non piace! Guarda che io sono buono e caro, chi cazzo lo conosce? Non esageriamo! Non esageriamo! A papà non piace! Continui! Continua a suonare! La
l'alimo, acci tua maledetta, a me che ho perso. A papà non piace! Mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto! E allora... Buonasera, wow. Buonasera cari amici ascoltatori, web ascoltatori di A Papà Non Piace, martedì 2 febbraio 2021, sempre dalle web frequenze di RKO, va ancora in onda A Papà Non Piace. Bella questa introduzione, dall'altra parte della città è sempre con noi il buon Jack Di Ben. Buonasera a tutti, buonasera Client. Buonasera. Bella, buonasera. Introduzione, mi ha emozionato. La carica, eh? Hai visto? Sì, sì. Come va Jack, come va? Dimmi. Bene, è stata un'altra settimana sempre impegnativa, sotto tutti i punti di vista. Una settimana incredibile, diciamo. Sì, sotto tutti i punti di vista, una settimana molto credibile, molto credibile. Ma dopo ne parliamo perché è in corso, diciamo, la partita, ma non ne parleremo questa sera, perché lasciamo che il destino se la veda per i fatti suoi, no? Sì, ovviamente... Una bella partita, che vinca il migliore. Sì, tanto viva lo sport. Esatto, lo sport prima di tutto. Esatto, sì. Tanto poi si gioca su 180 minuti, no? Come si suol dire. Sì, esatto, quindi c'è l'andata e il ritorno, esatto, mostra l'andata, poi sta il ritorno. Magari più tardi, tra 45 minuti, vediamo come va la partita, proviamo a entrare negli spogliatoi, chiediamo qualche reazione a freddo, ecco, dei first nostri reaction. Allenatori. Sì, esatto, esattamente. Action, shock because... Allora, abbiamo ascoltato in apertura Samuel con Tra un anno. Il prezzo è nuovo, nel senso che, o meglio, è già uscito qualche tempo fa, ma fa parte dell'ultimo disco che si chiama Brigata Bianca, che è uscito il 22 gennaio, quindi un paio di settimane fa. Fresco. Sì, avevamo ascoltato anche l'altra volta Cocorico con Colapesce. Siamo molto affezionati al buon Samuel, quindi gli diamo il giusto spazio che merita. Tra un anno, se ci pensiamo a un anno fa, cosa accadeva di questi tempi un anno fa? Iniziava Sanremo un anno fa. Ma quanto stavamo bene quando stavamo... Dove spensierati, senza limitazioni eccessive... Cioè, una vita normale, insomma. Esatto. Una vita surreale, più che altro. Vabbè, dai, torneremo pian piano, magari con i vaccini, a ritrovare una certa normalità. Speriamo verso almeno la fine dell'anno. Non sono molto ottimista sulle tempistiche, perché però. Penso che ci siano giustamente dei ritardi con la somministrazione dei vaccini, perché... tecnicamente sono veramente tante richieste, quindi ci vorrà tempo e si andrà in base alle priorità della gente. È vero, vabbè, staremo a vedere insomma come andrà la campagna vaccinale che è già cominciata, quindi ragazzi, se non siete Novax, vacciniamoci e vaccinatevi, mi raccomando. Facciamo un applausone tra l'altro alla radio RKO, perché abbiamo superato gli 80.000 contatti, E poi arriviamo a 100, 100 sta piano, virtualmente. Sì, è stata una bella settimana anche per noi di RKO. Più tardi avremo un nostro ospite che ci parlerà di un'associazione nata da poco nel Nord Barese, nello specifico proprio qui a Bisceglie. E va bene, facciamo così, noi facciamo un salto adesso a un anno fa. Che ne pensi, Jack? Sì, siamo sicuri... mi scende la lacrimuccia, mi scende. Siamo sicuri che tutti voi apprezzerete il prossimo brano. Voglio essere molto... non so come dire, cioè voglio fugare ogni dubbio, ma più che fugare ogni dubbio voglio proprio essere, come si dice, voglio proprio essere sincero. Le buone intenzioni, l'educazione, la tua foto profilo, buongiorno e buonasera, e la gratitudine, le circostanze, bevi se vuoi ma fallo responsabilmente, rimetti in ordine tutte le cose, lavati i denti e non provare il
sapevo. Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo. Vestirmi male, andare sempre in crisi, e invece faccio sorrisi ad ogni scemo. Sono sincero, me l'hai chiesto tu, ma non ti piace più. Scegli il vestito migliore per il matrimonio del tuo amico con gli occhi tristi. Vai in palestra a sudare la colpa, che di un parere anonimo e alcolista. Trovati un bar che sarà la tua chiesa. Odia qualcuno per stare un po' meglio. Sembrasti a meglio, il figlio di puttana chiamalo fratello, ma sono solo io, non so chi mi credevo. Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo. Vestirmi male, andare sempre in crisi, e invece faccio sorrisi. Sono sincero, me l'hai chiesto tu, ma non ti piace più. Non ti piace più. Abbassa la testa, lavora duro, paga le tasse, buono buono. Mangia bio nei piatti in piombo, vivi al paese col passaporto. Ascolta la musica dei cantatori, fatti un tattoo, esprimi opinioni. E anche se affoghi rispondi sempre tutto alla grande. Però di te mi importa veramente, al di là di queste stupide ambizioni. Il tuo colore preferito è il verde. Saremo vecchi indubbiamente, ma forse meno soli. Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo. Essere alcolizzato, spaccare i camerini, invece batto il 5 come uno scemo. Sono sincero, me l'hai chiesto tu. Sono sincero, me l'hai chiesto tu. Ma non ti piace più. Ma non ti piace più. Non ti piace più. Ma non ti piace più. Non ti piace. Sincero, Bugo e Morgan. Per tornare, diciamo, a un anno fa, quando si stava bene, pezzi, quando sì. Si stava Bugo e Morgan, no? Era un bel periodo quello lì dove tutti dicevano. Sì. Quando il peggiore in quel momento sembrava Bugo, in realtà, sì, quello che stesse peggio di tutti, in realtà era Morgan. Esatto, era Morgan quello che stava tutti peggio. Abbiamo avuto una first reaction, shock. Shock because... Esattamente, esattamente. Va bene, allora ragazzi, come vi abbiamo promesso, questa sera abbiamo con noi un ospite che ci parlerà di una associazione, no? Appena, come dire, fondata, e ci darà uno sguardo adesso, ci illustrerà di che cosa si tratta. È con noi Giuseppe Cappelletti. Salve, salve a tutti. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Ciao Giuseppe, coordinatore di questa associazione sì, che si chiama LED, Lavoro e Dignità. Di che cosa si tratta? Sì. Dici un po'. Niente, è un'associazione che fondamentalmente è nata perché diciamo un gruppo di persone si ritrovava puntualmente a discutere, a parlare di ciò che va e di ciò che non va nel mondo, ma in particolare nella nostra città, cioè Biceglie. E insomma, alla fine c'era questa frustrazione nel parlarne, ma non poter poi incidere, nel senso ci si ritrovava lì a parlare e basta, finiva lì. Quindi abbiamo detto, beh, proviamo a fare un passo in più. Abbiamo creato questa associazione, è un'associazione non riconosciuta, quindi non ha personalità giuridica. Okay. Fondamentalmente... ci siamo legati, insomma, attorno alla nostra Costituzione, in particolare ai principi fondamentali, quindi la prima parte della nostra Costituzione. Quindi, diciamo, elencati in maniera così molto rapida, l'antifascismo, l'uguaglianza
l'importanza del diritto del lavoro, parità di genere, laicità di Stato, diritti dei migranti, diciamo il perseguimento della pace e della non violenza. Insomma, questi sono i principi che ci legano. Abbiamo pensato però, diciamo, avendo comunque costituito un'associazione, di avere un raggio d'azione locale. Quindi fondamentalmente è un'associazione civica, insomma, che si ispira al civismo, okay, sì, sì, che vuole favorire la partecipazione democratica dei cittadini. Abbiamo creato questa associazione perché fondamentalmente era quello che era lo strumento che permetteva una maggiore aggregazione, però ci teniamo a specificare che non abbiamo nulla contro i partiti, non siamo un partito, ma non abbiamo nulla contro i partiti, anzi, è semplicemente che abbiamo voluto, come dire, avere un raggio d'azione locale, anche se con un pensiero di, come dire, di più ampio raggio, non solo sul locale. Sul territorio. Le attività che ci proponiamo di portare avanti, diciamo, come dire, sono le più disparate, però in fin dei conti dipenderanno da quanti saremo, quanti siamo, insomma, perché ovviamente purtroppo una delle difficoltà che si incontra in questi tempi è proprio quella relativamente alla partecipazione in generale, non solo partiti o associazioni in genere, è proprio quello di trovare del tempo da dedicare. Quindi, insomma, noi abbiamo detto iniziamo, vediamo quanti siamo e partiamo facendo quello che riusciamo a fare. Però magari un giorno aumenteremo e potremo fare rappresentazioni di libri, cineforum, piccoli eventi musicali, non lo so. Ora, diciamo, faccio per dire. Quindi la voglia è proprio quella di fare qualcosa, giusto? Sì. Abbiamo detto ora partiamo, poi vediamo. Ovviamente calibriamo le iniziative in base alle forze che abbiamo, non vogliamo basso in questo, nel senso vediamo, non ci proponiamo di, intanto abbiamo uno strumento per poter fare qualcosa, poi vediamo, diciamo, come poterlo utilizzare. Quindi niente, per il momento ora ci stiamo incontrando e stiamo approfondendo dei temi, poi magari parteciperemo comunque alla vita politica cittadina, insomma, per il momento è questo il primo obiettivo, poi più in là si vedrà. C'è un modo per leggere di voi, venire a conoscenza dell'associazione online? So sì, che c'è la pagina Facebook, c'è altro? Sì, sì, esatto. C'è la pagina Facebook che, diciamo, si chiama LED Lavoro e Dignità. Per il momento, diciamo, il contatto è quello, perché okay, non abbiamo una sede fisica. Abbiamo scelto di non avere, almeno per il momento, una sede fisica, innanzitutto perché, diciamo, per ora sarebbe, diciamo, abbastanza momento inutile. Ok, sì, ok. Anche sì, vabbè, sì, per potersi sì riunire proprio in associazione. Non ci si può riunire. Attualmente non si può fare, certo. Solamente solo virtuale riunione. Virtualmente, sì, per ora ci stiamo incontrando virtualmente. Anche se in realtà comunque le riunioni sono iniziate anche un po' prima, quando, diciamo, ci si poteva incontrare. Però comunque al momento non abbiamo una sede fisica. Poi ho detto, anche questa cosa più in là si vedrà, come dire, per noi sarebbe importante averne una, però diciamo andiamo passo, per gradi, nel senso vedremo quello che, se saremo in grado, sì, volentieri avremo anche una sede fisica, perché è importante, però al momento, diciamo, il nostro unico contatto è quello online, quindi la pagina Facebook. Quindi cercate online su Facebook la pagina LED trattino Lavoro e Dignità, per restare informati con LED, appunto, con Lavoro e Dignità. Sì, sì, poi ovviamente se qualcuno è interessato, esatto, può scriverlo sulla pagina Facebook, eventualmente può contattare anche me in prima persona e magari, insomma, aumentiamo di numero, sì, magari ben venga. Se qualcuno, ad oggi, come dire, in quanti siete, diciamo? Al momento siamo, diciamo, una quindicina. Ok. Ovviamente più o meno attivi e partecipi. Come direttivo, diciamo così? Sì, non abbiamo creato un direttivo. Ah, d'accordo, d'accordo. Andiamo avanti con, diciamo, l'assemblea. L'assemblea, come dire, svolge le funzioni del direttivo. Ok, ho capito, capito. Poiché il numero degli associati al momento ancora non è, come dire, tale da fare, sì, grande, da richiedere un direttivo, però anche lì abbiamo detto non si sa mai in futuro, sì,
potrebbe esserci un direttivo. Al momento c'è l'assemblea. L'assemblea decide. Vai, Jack, vuoi dire qualcosa? No, dicevo, l'importante, come sempre, queste attività sono fondamentali, perché è importante non rimanere passivi, ma anzi rendersi attivi e partecipi della propria situazione locale e non solo. Quindi ben vengano queste attività. Ci sono degli, non dico obiettivi, però c'è un qualcosa che volete raggiungere, non so, di concreto nell'immediato, per così dire? Allora, noi adesso stiamo approfondendo un paio di temi che riguardano, come dire, diciamo, la politica cittadina. Ok. Sono un paio di temi perché ho detto l'intenzione di comunque di approfondire le cose e poi esprimersi. Quindi cercheremo poi di fare degli interventi, al momento penso con dei comunicati, insomma, anche perché ho detto la situazione legata alla pandemia non permette, certo, certo, molto altro. Magari avremmo potuto organizzare degli incontri pubblici, però al momento insomma sono abbastanza complicati, se non impossibili. Quindi l'intervento per il momento sarà quello, diciamo, tramite un comunicato, cercando di magari far nascere anche un dibattito su determinati argomenti a livello cittadino. Ho detto, questo è il raggio d'azione. Però okay, più in là, ho detto, si vedrà. L'intenzione magari di ampliare le attività c'è. Ovviamente, ho detto, insomma, vedremo. Ok, ok, perfetto. Quindi seguiamo, diciamo, gli eventi che... e gli avvenimenti, no, che posterete man mano sulla vostra pagina LED Lavoro e Dignità, tramite Facebook possiamo rimanere, come dire, aggiornati su tutto ciò che è il vostro operato di associazione. Sì, sì. Ok, grazie Giuseppe. Ti chiedo, c'è un brano che vuoi, non so, dedicare a livello musicale a qualcuno, che vogliamo far sentire, che ti appassiona? Dimmi pure. Sì, cioè, in realtà ce n'erano un paio, però dai, basta uno, diciamo. Così, mi sarebbe piaciuto... Come? Vai, dimmi. No, mi sarebbe piaciuto chiedere... la canzone del trapper di quartiere di Trani, però non la richiedo, diciamo. Richiedo invece, diciamo, salutiamo, vabbè, il trapper, no, di quartiere, trapper, che conosciamo, per carità, certo. No, certo. Vabbè, no, ma più che altro perché nella canzone dice che voleva mandare in vacanza i genitori, non sbaglio. Sarebbe anche interessante capire come è andata a finire quella cosa. Però vabbè, non vi chiedo questa canzone. No, ok. Mi piacerebbe ascoltare Protect the Land. Scusate, la pronuncia un System po' Lorenzi, down. Perché sta Antonio che è bravo. No, infatti, allora la pronuncia è Protect the Land, cioè per essere proprio, però dei sì, System of a Down, capito? No. E quindi niente, la mia richiesta è questa qui. No, è semplicemente perché i System of a Down hanno fatto questo, diciamo, hanno fatto due brani nuovi, questo sì, è uno dei due, quindi. Questo è uscito a novembre del 2020, quindi fresco di qualche mese. Sì, sì. Va bene. Allora, questo è il brano scelto dal nostro ospite Giuseppe Cappelletti, coordinatore di LED Lavoro e Dignità. Lo ringraziamo per essere stato con noi, grazie ancora. Grazie a voi. Ci ascoltiamo il brano e noi proseguiamo dopo con Papà. Ciao. Ciao belli. Ciao a tutti. Ciao. Words.
Some were forced to foreign lands. Some would lay dead on the sand. Would you stay and take command? Would you stay with God? System of a Down, Protect the Land, il pezzo scelto dal nostro ospite Giuseppe Cappelletti. E, come abbiamo detto, abbiamo parlato dell'associazione che rappresenta in questo inizio, no? di associazione, sì, per LED, lavoro e dignità. Ok, rientriamo sempre martedì 2 febbraio 2021, la prima puntata di questo febbraio, la quinta per quanto ci riguarda di A Papà Non Piace. Non vorrei sbagliarmi, Jack. È la quinta. Un gennaio, okay, infinito, però è... Sì, è durato la... due anni gennaio. Sì, sembra non finisse mai, a 25 settimane. Quindi... Però comunque è la quinta puntata. È corretto. Bene. Allora, c'è stato una confusione politica, no? Durante la settimana. Settimana scorsa abbiamo sentito quasi in diretta, no? Nei momenti di pausa dalle consultazioni, il nostro presidente Conte. Sì, è abbastanza turbato dalla sfiducia ricevuta, però in questa settimana... pare che l'opzione più probabile sia un ritorno del presidentissimo, però una sorta con di nuove... riconferma ter. Sì, però con nuove posizioni strategiche all'interno del governo, quindi nuovi ministri e nuove poltrone. Per diciamo cui tutto questo, ahimè, purtroppo serviva a questo. Non è cambiato nulla. Vediamo se abbiamo la possibilità magari di intercettare anche stasera il presidente. Abbiamo comunicato alla sua segreteria, vediamo se ci ha dato possibilità. Posso, ragazzi? Pronto? Ci sono. Buonasera. Buonasera, presidente. Buonasera, ragazzi. Una settimana abbastanza complicata. Abbiamo passato tante emozioni, tanti sentimenti, e sono sempre più combattuto, come vi dicevo, questa sfiducia. Ma non si senta sfiduciato, presidente? È stato come una botta al cuore. Ah, al cuore, questo... Al cuore sì, diciamo, sì, ad altro no. No, ci mancherebbe. Dire, in questo momento. Quindi sono abbastanza turbato, non sono sereno in questo momento. Che ci può raccontare delle consultazioni, presidente? Cioè... Diciamo che stiamo provando a cercare di risolvere questa situazione spiacevole che si è venuta a creare. Io ho proposto e ho dato la mia disponibilità a un Conte Ter di essere presente ancora per la terza volta. Bene. Però ovviamente c'è chi chiede la luna in questo momento, quindi
non basta solo la mia presenza, quindi stiamo facendo delle richieste un po' assurde, diciamo, da quel ragazzo lì che si spaccia per inglese. Chi? Vogliamo specificare. Quel tipo che parla l'inglese fluente. Ah, abbiamo capito. Hai capito? Sì, quello sì, lì. Sì, proprio lui. Abbiamo capito. Quindi sta creando un po' di dispiacevoli incomprensioni. Speriamo che il buon Sergione... il Mattarella nazionale, insomma... Io confido in lui. Sì. Ce la farà assolutamente, dai. Se non lui, chi? Fico. No? Adesso è tutto in mano a Fico. Non so se avete letto. Che cosa è successo, Presidente? Ci aggiorni lei. Diciamo che il Presidente Mattarella ha ordinato al Presidente Fico di capire se c'è la fiducia nei miei confronti. Ah, un'altra. Quindi un'altra fiducia per il Conte Ter. Ormai qui si va avanti a fiducia. Però non lo so. Io sono disponibile, lo ripeto, lo dico a tutti, per questa nuova avventura. Male che va, come ho già detto, potrei aprire un canale YouTube dove farei... lo chiamerò le dirette di Giuseppe. Sì. Saranno tutte queste dirette, avere un contatto con tutti quanti voi. Nel frattempo, come dicevo l'ultima volta, potete seguirmi su tutti i miei canali social, quindi su Facebook cercando Giuseppe Conte 64. Sì, no, per non confondere con altro, insomma. Non confondere con nessun altro, oppure su Instagram con Giuseppe Conte Official. Quindi troverete il mio faccione sorridente, quindi chi vuole può seguirmi o followarmi. Bella questa, Presidente. Per adeguarmi al linguaggio dei giovani. Certo, no, ma infatti capivo proprio questo, insomma, per arrivare anche ai più giovani, certo. Esatto, sempre presenti su tutte le fasce d'età. Bene, Presidente, noi la ringraziamo per essere stato con noi anche questa sera e insomma... Io ringrazio voi perché mi date sempre questo spazio, questa possibilità. So, dopo l'ultima volta, che la mia presenza è stata riconfermata, quindi... Sì, c'è anche il presidente Chicco che le ha dato la fiducia, quindi lo ha esplicitamente scritto. Questa fiducia l'abbiamo ricevuta. Esatto. Sono felice di questo. Lo ha scritto esplicitamente sui nostri social, quindi potete cercarlo nell'Instagram a Papà Non Piace, vedrete che c'è il presidente Chicco che dà la fiducia al presidente Conte. Quindi Sono felice di questo, quindi almeno per questo qui sto tranquillo. Come dico sempre, uniti ce la faremo. Arrivederci. Arrivederci, Presidente, salve. Beh, insomma, un po' battuto, eh? Sì, un misto di emozioni, felice e triste, triste e felice, no? Sfiduciato e fiduciato, non si è capito. Ormai non stiamo capendo nulla, sinceramente, tutti quanti. Quindi. Saremo a vedere nei prossimi giorni, insomma, se Fico sarà di nome o di fatto nella gira, ecco. Oppure no. Chissà, vedremo se sarà stato Fico o meno. Esatto. Vabbè, allora ci andiamo ad ascoltare un brano. Tra l'altro io... tornando al pezzo che abbiamo sentito a due pezzi fa, cioè quello di Bugo e Morgan, esattamente fra 4 settimane c'è Sanremo. Esatto. Ok, noi sì, come tutte di nostro con tutte le... cioè dovrebbe esserci Sanremo, ecco, diciamo. Sì, pubblico sì, pubblico no, figuranti, manichini, la nave, niente. Amadeus nave. Sì, Amadeus no. Scossa, non si è capito. Vieni Giovanna. Non si è esatto. Capito, quindi dovrebbe essere confermata la partenza. Sono curioso di sentire la canzone di Oretta Berti, lo dico. Ah beh, tutti lo Berta. Siamo. Noi infatti saremo in diretta il 2 marzo, perché esatto, è martedì per seguire, anche quel giorno lì. Esatto, per seguire proprio, cioè noi non chiuderemo la diretta finché non uscirà Oretta Berti. Sì, quindi, assolutamente. Diciamo, cercheremo di avere il brano in anteprima e lo mandiamo in radio. Esatto.
così da bruciarle qualsiasi possibilità, esatto, di vittoria. Sicuramente poi verrà squalificata perché è stata sentita la canzone in anteprima del KO e quindi la butteranno fuori. Orie, Amadeus si arrabbierà con noi. Dove andrà così? Ho preso il muro, fratello. Ho preso il muro, esatto. Orietti. Va bene, noi ci andiamo a sentire adesso tutt'altro brano, che è quello di Amber Run, che si chiama I Found, e ci sentiamo dopo. Va bene? Va bene. And all it was you as a warning sign, that if you talk enough sense, then you'll lose your mind. And all it was you as a focal point, so I don't lose sight of what I want. And I move farther than I thought I could, but I missed you more than I thought I would. And I'll use you as a warning sign, that if you talk enough sense, then you'll lose your mind. And I found love where it wasn't supposed to be, right in front of me. Talk some sense to me. And I found love where it wasn't supposed to be, right in front of me. Talk some sense to me. And I'll use you as a makeshift gauge of how much to give and how much to take. Oh, I'll use you as a warning sign, that if you talk enough sense, then you'll lose your mind. Oh, and I Amber Run, I Found,
brano di qualche anno fa, 2014, ma a noi fa sempre piacere andare a rispolverare quei bei brani di una volta, come si faceva un tempo. Che meritano. Sì, sì, bello romantico, merita. Tranquillo in questa serata di Inter Juve che non vi diciamo quanto sta andando, tanto lo sapete, per cui sta andando come sta andando. Abbiamo un intervento incredibile proprio all'ultimo, però, del mister Allegri, che stava guardando la partita per noi. Vediamo se riusciamo a collegarci dalla regia. Mi dicono che dovrebbe esserci. Buonasera. Buonasera, mister. Buonasera. Sempre un piacere sentirla. Come va? Buonasera, piacere tutto mio, come sempre. Avete un po' trascurato, Mister, noi aspettiamo che lei vada al PSG e ci va Pochettino. Aspettiamo che vada al Chelsea aspettiamo che vada alla Roma e Fonseca fa pace. Mister, insomma. Ma lo so, sfiga. Mannaggia a me che sono andato a Juventus. Vediamo, sicuramente il mio problema principale è che non so parlare inglese, questo è il problema principale. Ci sarebbe anche... Speriamo che va via Zidane, così vado a Madrid, aggiungo la S. Qualcuno infatti parlava di questo, via Zidane dentro Allegri. Ma vedremo. Lasciamo ad andare... Si sente proprio l'accento catalano, però, occhio. Ma speriamo di fare confusione con Barcellona... Vediamo un po', sono felice, vediamo. Sarebbe contento di andare a Madrid? Assolutamente sì, comunque la squadra blasonata sta facendo un po' cacare quest'anno. No, è vero. L'Atletico ormai ha praticamente vinto la Liga, no? Avranno 12 punti di vantaggio. Se mi chiamano, magari possiamo riuscire a recuperare qualcosina. Però... magari l'anno prossimo, mister. Vediamo. Se secondo me... continua a far cagare Zidane, può essere che mi chiamo. Può anche darsi, vocifera, ma non penso accada, di un possibile addio di Conte a fine anno, e all'Inter ci potrebbe finire proprio lei. Cosa ne pensa? Non lo so, perché alla fine ho visto che la società dell'Inter si capisce, va via, i debiti, gli stipendi. Sta cercando di vendere ad altri partner, insomma, un po' così. Devo cambiare il progetto perché sono stato fermo 2 anni, ma il terzo anno c'è 2 senza 3, però mi sono un po' rotto le palle. Vediamo un po'. Sono aperto a ogni tipo di soluzione. Va bene. Come sta venendo da casa sua la partita o è sempre in campagna? Sto venendo qui, è venuto Luciano. Luciano a casa, rimaniamo qui a dormire perché rispettiamo le disposizioni. Siete a distanza di sicurezza oppure avete tamponi? Uno in una stanza e uno nell'altra, perfetto. Completamente distante. Che lo chiama? Lo chiama di là un attimo. Luciano! Mannaggia, sto manco sento. Luciano! Vabbè, se non sente, pazienza, mister. Buonasera. Buonasera, mister Spalletti. È tanto che non la sentiamo, mister. Come va? Mi sono concentrato sulle vigne. Ogni tanto il mister Allegri ci diceva di questo. Come va la coltivazione, insomma, quest'anno? Come è andata? Sta andando bene, la raccolta sta bene. Anche la produzione del vino è stata una situazione abbastanza particolare, con determinati comportamenti da parte dell'uva. Bene. Ci ha poi portato ad avere un ottimo risultato. Siamo felici di tutto questo, comunque. Mister, insomma, lei che è un po' appiedato, tra virgolette, come un po' Allegri, come se la passa? Ci sono contatti? Io sono felice. Alla fine, quando finirà il contratto con l'Inter, vedremo un po'. Che al momento ci abbiamo un altro annetto. Quindi determinati comportamenti da parte della società non mi sono piaciuti. La stanno ancora pagando. Quindi pagano profumatamente. Bene. E poi anche mister Conte. Giusto. Che prende 3 volte mister Spalletti. Vabbè, mister, non c'è bisogno di sottolinearlo, però insomma va così. Però, insomma. Bisogna dire che certi comportamenti sono stati... perché... mister Spalletti non ha mai chiesto nessuno all'Inter. Quindi mi sono dovuto gestire certi giocatori come Vesino,
Radovanovic. La prende ancora Vesino, insomma, è storica. Capito, ma adesso Vesino sono 2 anni che non gioca. Vabbè, è fortunato, pazienza. Vabbè, forse l'ha legato a mister Luciano. Beh, probabilmente giocherà con lei nella prossima sua squadra, insomma. Ecco. Vedremo. Ce lo auguriamo tutti, mister. Chissà, vedremo. Lo porti con sé, che a noi fa piacere ricordarlo, ma non vederlo. Magari nel 2022. Esatto. Forse. Va bene. Va bene, mister. E ringraziamo anche lei. Si goda il Derby d'Italia di andata, poi magari ci sentiamo anche andiamo la settimana prossima. Andiamo a bufare ditte. No, ma perché anche lei? Ma per quale ragione? Ma Luciano, andiamo! Lo dica anche lei, mister, lo dica anche lei. Va bene, grazie. Sì, voleva aggiungere qualcosa? Ti vai, fortunato! Speriamo di torni presto, perché se no prendo io Dybala. Quindi lei porta Dybala da una parte e Vesino Spalletti dall'altra. Benissimo, abbiamo già dato questa notizia ai nostri ascoltatori. Arrivederci a tutti! Buonasera a tutti! Arrivederci, misters! Per fare un po' di pluralità, oppure come direbbe magari Allegri, un po' di spagnolo anche lì. Che coppia, una che coppia, ragazzi, incredibile, la coppia che scoppia. Allora, tornando un po', diciamo, alla musica, avete visto cosa è accaduto di recente a uno dei grandi della musica italiana, il buon Filippo Neviani? In arte neck, esatto, diciamo, si è rotto un braccio, una mano, tagliato la mano con una sega circolare. Giusto, non facciamo giusto. Allusioni. No, ci mancherebbe, ma noi proprio per questo, e il presidente Chicco non te ne voglia, esatto. Torniamo tantissimo indietro nel tempo, credo a fine anni 90. Perché, diciamo, quando uno si taglia una mano con una sega circolare è di solito quando vive di troppa solitudine, no? Esatto, torniamo indietro nel 1997. Esatto. Facciamo un salto indietro di 23 anni. Sì, ci giusto, sta. Sono 23. 24. 24 ormai, sì, siamo al 21. E dedichiamo tutto questo brano a chiunque si sia tagliato una mano con una sega circolare. Una sega circolare. Qui il primo pensiero è questo qui. Sì. E glielo dedichiamo a tutti quelli anche nati nel 97, perché come loro, diciamo, nasceva questa canzone che parte e fa più o meno così. Come fa? Sta partendo. First reaction. Shock. Laura Nuncese è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passato. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Solo strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca, sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da
ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare. Bene d'amore c'è, solo Laura è la mia coscienza. Se vuoi chiamiamo adesso, oh no, però non è lo stesso. Ora so, c'è ancora il suo riflesso tra me e te. Mi dispiace ma non posso, Laura c'è, se vuoi chiamiamo adesso, oh no, mi casca il mondo addosso. E ora so, c'è ancora Laura c'è, Laura c'è. Allora ragazzi, nel frattempo che andava il brano, abbiamo scoperto l'inverosimile su questo brano di Neck. Praticamente, allora, innanzitutto si è collegato involontariamente... Innanzitutto, diciamo, i complimenti ragazzi. Innanzitutto, tornando da lei, si collega naturalmente a Sanremo, perché è un brano presentato proprio da Neck nel Sanremo 97. E questo l'avevamo dimenticato, direi. È vero. Io non ricordavo assolutamente che fosse stato presentato a Sanremo. E poi, cosa più scandalosa, che forse non tutti sanno, nel marzo del 1998, quindi all'incirca un anno dopo, Laura non c'è è stata colonna sonora dell'omonimo film. Un film che si chiama Laura non c'è. Un film che si chiama Laura non c'è. Sì, sì, sì. First che reaction. First reaction. First reaction. Shock. Shock because... Esatto, esattamente. Perché non lo sapeva nessuno. Tra l'altro il brano ha venduto 1 milione di copie in tutta Europa. È disco d'oro in Italia, disco d'oro in Francia. È stato primo in Italia, secondo in Svizzera, terzo in Austria, settimo in Vallonia in Belgio, decimo in Germania, vendendo appunto 1 milione di copie in Europa. Vabbè ragazzi, è un pezzaccio, un pezzaccio, tutto per dedicare questo, diciamo, a una mano tagliata da una sega circolare. Vabbè, niente, doveva andare così. Sì, sì, sì. Comunque, se volete potete scaricare legalmente sì. Il film, oppure comprare il DVD, ho qui davanti la copertina. Ma è incredibile! Per guardare proprio Laura non c'è, un filmone, lo voglio vedere, mezzo thriller d'azione, vedo. C'è scritto così, no vabbè, voglio leggere una recensione, vediamo se... Eccolo, la leggiamo. Trama, così, giusto per... Allora, innanzitutto, la pellicola è uscita il 23 aprile 98, ok? A distanza di un anno dal film, dalla song che è andata a Sanremo. Trama. La storia inizia con una sparatoria in una sorta di nightclub dove muoiono diverse persone. Che vuol dire una sorta di Ma sarà un cosa di... Un simile nightclub. Una discoteca dei tempi, chi lo sa. I due sicari stanno cercando Lorenzo, il protagonista del film. In realtà la strage altro non sarà che un bozzetto di un fumetto che Lorenzo sta disegnando. Mega spoiler. Ma non vorrei dire, prima parlavamo di una sorta di sparatoria, e qua parla di una strage. Cos'è che... Cioè... Sì, sì. Ragazzi, sto leggendo, cito testualmente Wikipedia, attenzione, non è che me la sto inventando sta cazzata. Genere, commedia, sentimentale, drammatico. Come fanno ad unirsi tutti questi generi in un unico film? No, ragazzi, io lo voglio vedere sto film. Cioè, allora... Vi prometto. tra l'altro, nel cast c'erano sia Marta Flavi, che pochi di voi conosceranno. Che sto leggendo! Ma soprattutto Amadeus. Ma
cazzo Amadeus che faceva il dottore? Incredibile. E anche la zingara della Rai. Ti propongo l'aspirina! E anche la zingara della Rai, che in realtà si chiama Cloris Broska. Senza contare la presenza di una Laura Chiatti al suo primo film. Incredibile. E poi Federica Panicucci appare in un piccolo cameo. Ma ragazzi, deve essere un film memorabile. È anche stato doppiato. Ci sono anche dei doppiatori. Ma veramente, aspetta, andiamo là. Ma veramente stai dicendo? Doppiatori? Sì. Cioè, allora, Laura Chiatti è stata doppiata. No, attenzione, dove sta la No, no. Sì. Dice doppiatori italiani, Ilaria Latini, la voce di Stefania, interpretata da Laura Chiatti. Aveva una voce molto promettente. E anche Lorenzo? Però Lorenzo ci sta. Sì, italiano. Magari Neck, che ha quell'accento bresciano, lo lascerei anche lì. Che significa il vero Lorenzo? Allora, senza spoilerare, perché ormai sappiamo che ve lo volete vedere, quindi non ve lo leggiamo stanno più. Stanno già scaricando, Sì, stanno già... cioè, ci sarà un picco di download di Laura non c'è il film di Neck. Mandiamo un messaggio a Neck. Sì, ci deve ringraziare, ci deve almeno il 2% di questi download. Ci sono due Lorenzi, cioè uno è quello che compare all'inizio e l'altro è quello che praticamente, se non leggo male, è quello che poi disegna un fumetto, ok? Quindi c'è il protagonista del suo stesso fumetto, cioè c'è un Lorenzo nella realtà che disegna un fumetto in cui c'è un Lorenzo che fa una strage, una roba del genere, ok? Chiarissimo. Più o meno è così, una sorta di Inception. Ragazzi, andatelo a vedere perché deve essere bellissimo. Poi, ovviamente, dato che film chiama altro film, proprio nella stessa pagina Wikipedia, cito testualmente, la pellicola è uscita il 23 aprile 1998, circa 4 mesi prima di Jolly Blue, degli 883. Jolly Blue, Di cui era il più aperto rivale. Ora. Mamma mia, oh! Ora, non si capisce se era Neck rivale degli 883 o Laura non c'è film rivale di Jolly Blue Film. Interpreti e personaggi, Max Pezzali che fa se stesso. Ragazzi, ne parleremo. Ma che cacchio stiamo vedendo? C'è anche Jovanotti. No, vabbè, incredibile. C'è anche Sabrina Natalia Estrada, Alessia Merz. Ragazzi, chi è Saturnino? Saturnino, dai, è il chitarrista. Lui sì, Giulio lui De sì, Vita. Ma io non... Guardate, ragazzi, io sono scioccato. Vabbè, allora, dato che mi ha parlato di Jolly Blue, e dato che siamo in quegli anni... A me non viene altro che lanciare, diciamo che siamo anche in dirittura d'arrivo, quindi dopo questo pezzo poi avremo il nostro consueto ospite, ma a me non viene altro che lanciare questo brano, ragazzi, cioè, non potevo esimermi, no, da lanciare, giusto Jack, giusto, giustissimo, come i disc jockey di una volta. Abbiamo Blue degli Eiffel 65 qui su RKO a Papà non piace, 2 febbraio 2021, ci sentiamo dopo, vai Mitico, sulle mani ragazzi, dai, come fanno gli alieni nel video, dai, hey, tutti insieme.
Jolly Blue è il tipico bar di paese dove Max e i suoi amici si ritrovano abitualmente ogni giorno. Baldo, il proprietario e barista del locale, è pieno di debiti e in un primo momento sembra che sia costretto a chiudere l'attività. Max e i suoi amici decidono allora di organizzare una festa concerto per accumulare un po' di denaro al fine di aiutare l'amico esercente. Max canterà quindi alla festa, durante la quale verrà notato da Saturnino, un agente discografico che gli organizzerà un provino davanti al presidente della casa discografica. Il presidente rimarrà entusiasta di questa nuova promessa della musica italiana e così Max inciderà il suo primo album intitolato Jolly Blue. Nel frattempo si percorrono le vicende degli altri amici, tra le lezioni travagliate e approcci con le nuove ragazze del gruppo. Buonasera Don Matteo. Buonasera a tutti. Bellissimo, che bel regalo, grazie, grazie davvero. Grazie a voi perché avete scelto uno dei miei film preferiti. Immagino, poi lei stando nella cinematografia, insomma, conosceva assolutamente questo capolavoro italiano. Assolutamente sì, l'avrò visto almeno 4-5 volte, mi sono comprato il DVD. Certo. Originale da Amazon, quindi... Incredibile. Quindi, appena ho sentito che parlavate di lui, lo sono andato a recuperare e ho voluto regalarvi questa... trama di un film avvincente. Questo è proprio scritto, diciamo, nel libretto del DVD originale, giusto? Esatto, è proprio dietro il famoso DVD, c'è la trama riassuntiva. Che bello, che bello. Tra l'altro descrive al meglio il periodo, quel periodo lì, insomma, era un po' così, nei bar, le ragazze, la musica. Sì, un tipico film del momento storico del 1998. Com'è che si chiama il film? Jolly Blue. Ah, perfetto, bello questo colore che viene fuori, mi piace. Abbiamo sentito prima appunto gli Eiffel 65, Blue Dabba Di Dabba Da. Sì, Dabba Di Dabba Da. Certo. Come va, Don Matteo? Come va? Ma tutto bene, alla fine anche questa settimana siamo riusciti a fare il nostro catechismo in smart working. Sì. I bambini sempre felici. Bene, bene.
di fare tutto questo, quindi sono contento che riusciamo, nonostante il periodo difficile, certo, a regalare piccoli momenti di gioia a questi piccoli bambini. È tutto che cerca di tornare, no, alla, a una certa normalità, anche se siete ancora anche voi in smart working. Giusto? Siamo ancora in smart working, speriamo di tornare presto sia a riabbracciarci sia a girare queste famosissime tredicesima edizione, tredicesima stagione. Come, come stanno andando le riprese? Noi siamo molto curiosi di avere qualche anticipazione, un po' di spoiler. Non abbiamo ancora cominciato, abbiamo delineato, diciamo, tutti i testi, però le riprese per via di questa situazione non sono ancora cominciate, quindi stiamo attendendo ancora un po' prima di poter iniziare le riprese. Sono convinto che nel 2022 forse vedremo Don Matteo 13. Sì, sono ottimista. Beh, noi ce lo auguriamo tutti, insomma, è un anno che attendiamo la nuova stagione, ora ci siamo, ma dobbiamo attendere comunque un anno per vederla. Sì, prima si diceva che c'era, poi non c'era, poi c'era, poi non c'era, e alla fine ci siamo riusciti, quindi dobbiamo solo attendere di poter registrare queste puntate, perché possiamo dirlo che si farà, quindi tutti gli appassionati possono star tranquilli. Però su Wikipedia io leggo fino alla 12ª stagione, Don Matteo. Ci sono, abbiamo avuto notizie ufficiali che si farà, quindi noi siamo tranquilli, quindi dovete fidarvi. Va bene, no, noi ci fidiamo assolutamente, insomma, della sua parola, d'altronde voglio dire, più sacra della sua, insomma, non ce n'è. Non si può. No, assolutamente. Bene, Don Matteo, noi saremmo tutti orecchie, o tutti orecchi, sì, come suol dirsi. Come solito abbiamo scelto una serie di massime da regalare ai nostri ascoltatori. First reaction, parto. Prego. Vai a letto presto, svegliati di buon mattino e desterai l'invidia del vicino. Ci sta. Vale più la pratica che la grammatica. Vento fresco, mare crespo. Crespo, gran giocatore. Vicino alla chiesa, lontano da Dio. Ah, attenzione, una piccola autocritica, diciamo così. Vita quieta, sobria dieta, mente lieta. Ma che è, la pubblicità di Altissima, Levissima? Uccellin che mette coda, vuol mangiare in ogni ora. Sì, attenzione. Ucci, sento odor di Cristianucci. Di Cristian Panucci. Un bacio tira l'altro e si finisce in sala parto. Ah, Don Matteo, però attenzione, queste cose qui, a certa ora. Una mela al giorno, togli il medico di torno. Grande classico questo. Uomo a cavallo, sepoltura aperta. Ma che cazzo? Uva o melone, ma ognuno ha la sua stagione. Terra assai, terra poca. No, aspetti un attimo. Stop alla musica, stop. Don Matteo. Venica. Terra assai, terra poca. Sì. Vabbè. Ok, proseguiamo. Tra i due litiganti, Satana gode. Troppi galli nel pollaio, dopo un po' si beccano. Certo. Tutte le volpi finiscono in pellicceria. Peccato però, povere volpi. Tutti i gusti sono gusti. Scusa non richiesta, accusa manifesta. Arrivederci. Bene. Arrivederci, Don Matteo, grazie. Stava carichissimo oggi. Sì, incredibile. Cioè, terra molta, terra niente. Com'è che quella in che va? Terra assai, terra poca.
cosa avrà voluto dire? Magari ci prendiamo una settimana, insomma, per riflettere, poi glielo chiederemo la prossima settimana. Io sono rimasto first reaction shock. Shock because cioè proprio così, shock, sciocchetto. Shock, first reaction, shock. Assolutamente sciocchetto. Va bene, va bene. Credo che stia per partire la sigla finale. Sì, sì, è partita la sigla finale, Jeff, quindi non possiamo più fermarci. Noi ringraziamo Giuseppe Cappelletti che è stato con noi per presentarci il progetto e l'associazione. Sì, lavoro e vita. Speriamo, diciamo, possa andare ad attecchire per maggior numero di persone, quindi esatto, esatto. Noi rendere partecipe di più la gente. Ci riaggiorniamo settimana prossima, 9 febbraio, assieme sì, avremo l'ospite, Raya, sì, che sarà con noi, quindi avremo un nuovo ospite, quindi ci risentiamo martedì 9 febbraio alle ore 21. Esatto, esatto, sempre in diretta, sempre RKO, sempre a Papà Non Piace, seguiteci su... Comunque ho deciso che la sigla la faccio ripartire, perché dai, ce la siamo rubata tutti e... Non si può fare, la sigla va assolutamente sentita, quindi la facciamo ripartire, chiediamo venia, ecco. Quindi settimana prossima con Raya trovate tutti gli aggiornamenti della puntata di A Papà Non Piace sui nostri social, quindi cercate A Papà Non Piace su Spotify, Instagram, Facebook, Spreaker e in ogni dove, insomma. In ogni dove. Abbiamo finito? E allora mandiamo veramente questa volta la sigla finale. Sigla. È partita davvero. Adesso non la ferma più nessuno. No, la possiamo fermare. No, no, questa volta no, perché è al massimo, non sento già più niente. Finito. Tu, figlietto di merda, a papà non piace. Non vai nella banda. Ciao Jack. Ciao. A settimana prossima. Ciao Eli. Ciao. Arrivederci Frecchia, Buona giornata. A papà non piace. Shock because